Buongiorno amici, bentrovati sul canale, finalmente nuovo contenuto, chiedo veramente scusa, sono rimasto un pochettino indietro con il lavoro e ho tardato nella pubblicazione, voglio sempre essere costante e presente qui sul tubo. Ebbene, piccolo mea culpa, in questo periodo sono rimasto un pochettino distratto, sicuramente complice anche il periodo estivo, ma da oggi con questo nuovo episodio si riparte e proprio oggi voglio cogliere l'occasione per portarvi all'interno di una mia sessione di allenamento qui nel mio studio in sala pesi, andando quindi a mostrarvi quelli che sono gli esercizi che in questo mio particolare periodo dell'anno sto andando a svolgere con l'obiettivo di migliorare quella che è una performance, una prestazione atletica, nel mio caso riferita al ciclismo. Ma prima di iniziare, se ancora non l'avete fatto, vi invito a iscrivervi al canale, per voi un piccolo gesto gratuito ma di enorme, grandissima importanza per me e per la crescita di questa meravigliosa community. L'obiettivo di oggi è dimostrarvi quella che è la parte di pesistica di forza dell'allenamento di oggi, ma specifico che io ho già svolto tutta quella che poi la routine di mobilità, stretching e warm up dinamico che reputo essenziali ai fini della prestazione e ai fini di un allenamento che possa essere svolto in modo sicuro ed efficace. Per questo motivo mi raccomando, vi ricordo di non sottovalutare mai quello che proprio precede il momento delle alzate principali, quindi del lavoro di forza, e vi lascio in descrizione alcuni link a video che ho pubblicato in passato nei quali proprio vi racconto quelli che sono gli esercizi che io abitualmente e con i clienti che alleno vado a utilizzare proprio per lavorare sulla mobilità ed in particolar modo su quello che è poi il discorso stretching e warm up dinamico. Il primo lavoro che vado a mostrarvi quest'oggi è un superset in cui vi mostro un movimento di trazione verticale, quindi il trap bar deadlift, insieme a un movimento di spinta orizzontale con i manubri, quindi le distensioni su panca piana. Partiamo da questo primo esercizio utilizzando appunto la trap bar. Ci siamo, primo lavoro svolto, come avete visto 4 ripetizioni, adesso vado subito a svolgere il secondo esercizio, quindi spinte su panca piana con manubri, poi dopo vi spiegherò come vado ad articolare sia il discorso delle serie che delle ripetizioni. Come avete visto, ho svolto 6 ripetizioni per questo esercizio, in abbinamento al precedente nel quale invece ero andato a svilupparne 4. L'obiettivo quindi è lavorare sulla forza, andando a sviluppare proprio un lavoro che abbia un'intensità di carico alta con un volume un pochettino più basso. Soprattutto per quanto riguarda gli arti inferiori, quindi in questo caso per il trap bar deadlift, lavoro con ripetizioni ancora leggermente più basse rispetto a quello che ho appena svolto per gli arti superiori. Questo perché, essendo in stagione ciclistica, essendo in periodo di gare, voglio cercare di massimizzare quello che è il lavoro in termini proprio di intensità di carico, senza però andare a sovraccaricare troppo le strutture muscolari e anche a recare troppo stress proprio a livello nervoso, e quindi preferisco concentrarmi su poche ripetizioni ben fatte ad alto carico. Proseguiamo adesso con una nuova sequenza nella quale vado ad abbinare 3 movimenti: un primo esercizio di spinta verticale per il lower body, quindi lo split squat, un secondo movimento di trazione orizzontale per l'upper body, quindi il kettlebell row, e un terzo movimento per il core, il dead bug. Iniziamo subito al primo movimento, split squat, in questo caso distribuzione del carico asimmetrico. Partiamo. Ovviamente, trattandosi di un movimento in appoggio monopodalico, meglio in realtà un movimento di transizione da un lavoro bipodalico come potrebbe essere lo squat classico ad un lavoro monopodalico come potrebbe essere il single leg squat, andiamo a lavorare chiaramente sia da una parte che dall'altra, quindi sviluppiamo l'esercizio gamba sinistra e gamba destra. Anche in questo caso, come detto poco fa, vado a lavorare con un range di ripetizioni per il lower body medio-basso, nel dettaglio 6, che sono un pochettino di più rispetto alla proposta precedente, quindi al trap bar deadlift, ma questo perché a livello di coinvolgimento muscolare e attivazione del sistema nervoso, ecco, risulta essere una proposta un pochettino meno impegnativa rispetto proprio al classico stacco. Secondo esercizio di questa sequenza, kettlebell row, trazione orizzontale. Okay.
Di nuovo anche in questo caso range di ripetizioni medio-basso, questa volta identica al primo esercizio, quindi come avete visto 6. Chiudiamo adesso la sequenza, come detto, sul core, movimento che svolgiamo direttamente sul pavimento, il dead bug. Ed eccoci amici, con il dead bug si conclude la seconda sequenza che, unita alla precedente, va a costituire quello che è il blocco principale del mio allenamento. Ovviamente, come specificavo all'inizio, io poi vado sempre a svolgere una fase di warm up dinamico nella quale, non ho specificato prima, vado a inserire ulteriori lavori per il core che reputo essere essenziali, soprattutto isometrie, quindi plank, side plank e chi più ne ha più ne metta. E poi successivamente, quando il tempo me lo consente, ebbene dopo la seconda sequenza vado a volte inserire dei lavori che potremmo definire accessori, andando a ripercorrere e a ricalcare magari schemi motori o schemi di movimento che non ho approfondito nella sessione. Mi preme inoltre sottolineare che io ovviamente lo faccio per migliorare quella che è il mio transfer, la mia prestazione nel ciclismo. Non sono assolutamente un professionista, potrei definirmi l'ultimo degli arrivati al ciclismo, per questo non ho la pretesa di insegnare quello che riguarda proprio la parte specifica su campo del ciclismo, però sicuramente ritengo di avere quelle che possono essere delle conoscenze per invece andare a lavorare in modo efficace su quella che è la preparazione a specifica, quindi quella a secco con i pesi, che diventa però un lavoro assolutamente funzionale proprio per migliorare, come dicevo poco fa, la prestazione, in questo caso in bici. Detto ciò, cari amici, spero che questa tipologia di contenuti vi sia piaciuto, fatemelo sapere eventualmente nei commenti, se ancora non l'avete fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, noi ci vediamo sempre qui presenti sul tubo nelle prossime settimane. Ciao!